In autunno mi piace tantissimo stare in mezzo alla natura perché trovo che sia, insieme alla primavera, una delle stagioni in cui si sta meglio a passeggiare. Noi abbiamo la fortuna di avere questo bellissimo parco qui a Tortona e spesso ci facciamo un salto anche soltanto per vedere la bellezza che c'è qui. In questo nuovo video, quindi, rimaniamo in tema autunno perché voglio proporvi alcune decorazioni che ho deciso di posizionare più che altro in sala con l'arrivo di questa bellissima stagione. Io in realtà non ho delle vere e proprie decorazioni, ma ho alcuni fiori secchi piuttosto che alcuni oggetti che non sono neanche andata ad acquistare, a parte queste piccole spighe, ma che scambio semplicemente in casa. A me piace proprio tanto cambiare la disposizione degli oggetti e quindi ho cercato proprio di ricreare una decorazione un pochino più sullo stile autunnale. Con un tocco di rosso ho dato un po' più di colore a questo baule, che è contraddistinto dai colori neutri, dai colori più caldi, e proprio il rosso, che è un colore super caldo, dà una sensazione di veramente di comfort, di accoglienza. Questo vaso che avevo creato io nel video scorso l'ho voluto posizionare qui in sala perché in cameretta secondo me era un po' nascosto. Casualmente mi sono ritrovata la stessa tonalità di rosso in questa coperta di Zara Home che acquistai quest'estate e che aspettavo appunto tirare fuori per la stagione autunnale, che trovo perfetta sulla poltrona. Ora il mobile dell'ingresso mi piace ancora di più grazie alla nuova disposizione dei libri che erano sul baule, che ho voluto posizionare qui sopra, con l'aggiunta del vaso bianco che era già sulla mobile, ma che in realtà ho semplicemente cambiato aggiungendo le mie ortensie secche. Obsessed about things.
Ciao ragazzi, buongiorno e ben ritrovati sul mio canale. Oggi siamo a domenica 9 ottobre, credo che sia, sì. E siamo un giorno avanti rispetto al video che vi ho mostrato prima, rispetto al video delle decorazioni. Oggi infatti è una giornata uggiosissima, fuori piove da stamattina presto, perché stamattina mi sono svegliata alle 6:30. Ho sentito Alaska che stava male, e quindi poi sono tornata a letto e ha cominciato a piovere, ho sentito, e tra l'altro mi sono resa conto che avevamo steso i panni fuori ieri perché c'era il sole, poi non li abbiamo più fatti rientrare, e quindi il copriletto e due forse asciugamani dobbiamo rilavarli. E niente, stamattina appunto, mattinata super super lenta, ci siamo svegliati poi più tardi perché poi mi sono riaddormentata, anche Giovanni poverino, visto che l'avevo svegliato, si è riaddormentato un po' più tardi anche lui, secondo me verso le 7:15 ci siamo riaddormentati e abbiamo dormito fino alle 9:30 e niente, adesso stamattina ce la teniamo con comodo perché poi tanto oggi io andrò dai miei, perché appunto lui mi lascia giù dai miei mentre poi lui andrà a fare la partita. Qui c'è qui Alaska, adesso se riesco ve la faccio vedere, e oggi pomeriggio con mia mamma dobbiamo fare due giri e dovrò andare a prendere un po' di pappe per loro. Ciao Ali, dobbiamo andare a prendere un po' di pappe per loro e quindi oggi pomeriggio starò dai miei, poi stasera mangeremo qualcosa da mia mamma e poi niente, veniamo a casa. Oggi giornata molto pigra perché ieri già abbiamo fatto un bel giro, siamo andati a fare un giro dal Bissola. Ciao tata, guarda lì chi c'è lì, eh? Siamo andati a fare un giro dal Bissola, visto che, allora, al mattino era bello, devo dire la verità. Poi, al pomeriggio, purtroppo è venuto brutto, quindi era nuvolo. Quando siamo arrivati là era già nuvolo, siamo partiti che era già nuvolo, però comunque abbiamo detto facciamo lo stesso un giro, perché almeno Alaska. C'è Alaska che continua a chiedere coccole. Tutte le notti ormai, quando vado a dormire, tutte le sere, insomma, io vado da letto di solito verso le 11:30, mi metto proprio nel letto, poi sto ancora un po' sveglia a guardare la TV, e lei mi aspetta tutte le mattine, è rimasta chiusa Nikita in lavanderia, molto bene. Lei tutte le volte quando io vado nel letto a dormire arriva e si fa fare tutte le coccole, ma proprio me le chiede, mi butta la testa contro e devo fare le coccole, perché sennò non se ne va. Comincia a fare il motorino, fusa, a tutto andare, è diventata una coccolona pazzesca, veramente, non so come mai, comunque, probabilmente adesso sentono il freddo, vogliono stare più in casa. Oh. E quindi niente, vi dicevo che ieri siamo stati ad Albissola, abbiamo fatto un bel giro, una bella passeggiata, nonostante comunque fosse nuvolo, c'era abbastanza caldo, c'era un filino d'afa, e anche io avevo la maglia a maniche corte con una gonna, quindi stavo bene, avevo anche il giubbino dietro, il maglioncino, infatti alla sera poi me li sono messi, ma in realtà si stava bene. E poi alla sera siamo andati praticamente a mangiare a Cogoleto, in un ristorante proprio sul mare quasi, e poi comunque ad Albissola abbiamo fatto tutta la passeggiata ad Albissola Marina, ad Albissola fino a Celle, perché dovrebbe essere Celle poi il paese che abbiamo raggiunto a piedi, perché praticamente hanno fatto una strada, adesso spero di non sbagliarmi, una strada percorribile a piedi appunto, nuova già da non so quanto tempo, però comunque noi l'abbiamo fatta già un paio d'anni fa ed è molto bella perché si passa dentro una galleria e cioè però la vista sul mare è veramente molto bella. E poi niente, siamo andati a prendere un aperitivo verso le 7 e tra l'altro ho fatto vedere a Giovanni tutti i miei posti di quando ero piccola, perché noi siamo stati ad Albissola per almeno 10 anni più o meno, e quindi io mi ricordo, anche se ero molto piccola, la casa che prendevamo in affitto, tutti i vari posti in cui andavamo di solito, e quindi abbiamo fatto proprio questo bel giro, ci siamo rilassati, abbiamo proprio passato una bella giornata. E,
E ieri invece, ieri mattina, ho registrato il video sulle decorazioni, quindi adesso vi faccio vedere anche un pochino quello che ho fatto. Quest'anno sono rimasta più non tanto le decorazioni autunnali di per sé, ma ho voluto cambiare un pochino l'arredo e le decorazioni sui mobili della sala, sul baule, sul mobile all'ingresso, sul tavolo, perché comunque ho cercato di mantenere dei colori un po' autunnali. Infatti, non so se vedete alle mie spalle, ma grazie anche all'arrivo della copertina di Zara Home, e anche di questi fiori qua, c'è questa zona che ha qualche tocco più arancione, un po' più autunnale, che scalda ancora di più la sala. E basta. E quindi sono contenta perché ho fatto praticamente tutto giovedì sera, in realtà, quando sono tornata a casa. Giovedì pomeriggio poi sono stata, dopo il lavoro, da Maison du Monde, da Casa Shop e da Teddy, ma non ho trovato niente. Io cercavo qualche cosina che mi ispirasse di autunnale, ma non ho trovato niente, quindi alla fine non ho comprato nulla, anche perché per buttare via i soldi comunque, cose che non mi servivano, ho preferito non prendere nulla. Poi sono arrivata a casa e ho ridecorato un pochino la sala, e quindi mi sono preparata un minimo, ecco, anche per poter poi registrare il video. E ho trovato proprio la sistemazione perfetta per me, per il periodo, insomma, in cui siamo. Ho cambiato qualche vaso. Poi, considerando con quello nuovo che ho fatto, che vedete alle mie spalle, che ragazzi mi piace tantissimo, è un vaso che appunto non pensavo che mi piacesse così tanto. Anche a Giovanni piace molto per come è venuto l'effetto. Infatti vi ho lasciato poi nel video precedente il DIY, il modo in cui l'ho fatto. E quindi insomma sono contenta perché mi piace molto. E stamattina, non so se vedete, i capelli li ho fatti più mossi ieri mattina. Ho utilizzato il ferro, quello di Babyliss, mi sembra, che è quello fatto ad onda. E infatti l'effetto è quello un po' di tipo frisé barra onde, mi piace molto, anche se non lo faccio molto spesso. E basta, quindi adesso magari vi faccio vedere un attimo le decorazioni. Allora, questa è la disposizione degli oggetti che ho pensato di posizionare sul baule. Allora, ho scelto questi due libri bianchi proprio volontariamente perché il bianco secondo me contrasta con il legno che circonda un po' tutta la zona insomma, che è presente in tutta sala, con il vaso che ho creato io settimana scorsa e che mi sembrava un po' sprecato di là in cameretta perché sinceramente mi piace troppo e quindi l'ho posizionato qui anche per dare un po' il cambio all'altro, che comunque sì, è bello, però ho deciso di posizionarlo al suo posto, quindi con all'interno il pothos. Poi la cornice, niente, è rimasta questa qua. Poi novità in sala, in realtà è questo bellissimo non so come chiamarlo, vassoio, questa ciotola in legno. Credo che sia legno di mango perché è uguale, identico al colore del baule, proprio identico. Aspettate che ve lo faccio vedere vicino, magari dove c'è la luce. Eccolo, cioè vedete, è praticamente uguale. E questo l'ho preso da Action settimana scorsa. Mia mamma ne ha già uno che ha messo in cucina e io sinceramente l'ho voluto prendere perché adesso che la TV è attaccata alla parete, è appesa. E secondo me ci stava bene. Allora, considerate che questa candela qua poi sparirà perché, vabbè, non l'ho messa lì semplicemente perché poi la devo bruciare. Però questo sarà solo sul mobile e vabbè, c'è il modem. Però secondo me ci sta proprio bene. Aspettate che ve lo faccio vedere senza candela. Eccolo qua, cioè secondo me sta benissimo davvero perché è un oggetto grande, perché io, ragazzi, non so se ve l'avevo detto, ma prediligo gli oggetti più grandi da qualche tempo. Non acquisto più
candeline, cose piccine, del tipo di dimensioni, magari non lo so, vasettini piccolini, candeline piccoline, piuttosto che oggetti di piccoli comunque di dimensioni, acquisto soltanto ormai pezzi abbastanza grandi, proprio per non riempirmi di cianfrusaglie, perché secondo me i pezzi, comunque gli oggettini troppo piccoli riempiono, ma fanno soltanto casino, confusione, se in grandi quantità. Quindi preferisco veramente magari soltanto una cosa, ma grande. E quindi ho deciso di posizionare qui questo bellissimo... questa ciotola, non so come chiamarla veramente, questo vassoio, ragazze, io l'ho trovato da Action che costava, mi sembra, 8 euro, ma l'ho trovato in altri posti che sinceramente era dai più o meno veniva dai 15-20 euro in su. Su alcuni siti l'ho trovato anche a 30-40 euro, invece da Action. Comunque un pezzo di legno anche molto pesante, l'ho pagato 8 euro. L'abbiamo preso sia io sia mia mamma perché è bellissimo. Ha proprio anche dei segni dati proprio dalla lavorazione così del legno che è pazzesco, secondo me. Guardate che bello. Lo lascio comunque girato così perché mi piace di più. E questa è la new entry. Poi, altra new entry che non avevo ancora sfoggiato sulla poltrona è la mia copertina di Zara Home. Questa qua me l'ha presa Giovanni quest'estate quando siamo andati ad Arese. Però non mi ricordo la composizione, adesso ve la dico. Allora, è tutto in poliestere, però è molto molto morbida, cioè proprio si sente che sembra quasi ciniglia, però è veramente fatta bene. È fatta bene soltanto che spero che le gatte non si facciano le unghie. Ha tutte queste frangettine qua, che probabilmente non hanno ancora notato, ma secondo me non passa tanto. Ed è molto bella. Per il momento la lascio qui perché secondo me come colori riprende molto, vabbè, la zucca che ho messo lì. E il colore dei fiorellini. Avevo messo anche degli altri fiori ieri, delle spighe, soltanto che ho preferito metterle in un altro vaso, che c'è in corridoio, che adesso vi mostro perché qua non mi facevano impazzire, non so, non mi convincevano. Poi, altra disposizione è stata qui sul tavolo, ho pensato di mettere questo vaso, che è sempre un acquisto di quest'estate di H&M Home. E che ho posizionato, ho lasciato proprio da solo perché l'avevo con il vaso blu e i candelieri. E poi qui sul mobile mi piace tantissimo il fatto che abbia posizionato questi tre libri, che sono quelli che erano sul baule, li ho posizionati qui con il vaso invece di come si chiama? Che ho preso da Abita Casa. Con sopra le ortensie, e anche se ce n'è un altro che è questo qui di Maison du Monde con invece l'eucalipto, trovo che insieme stiano comunque molto bene. Mi piacciono veramente tanto, e quindi questo mobile qui adesso, così come è decorato, lo lascerò probabilmente per tanto tempo, così come tutto l'arredamento che ho cambiato un po' in sala. Allora, ragazze, l'altro vaso che vi dicevo è qui in corridoio ed è quello che conteneva soltanto quelli rossi. Però ho voluto posizionarci anche questi altri sul giallo che riprendono il quadro e sono un po' fissata con gli abbinamenti, quindi li ho messi qui perché secondo me stanno meglio e basta. Quindi questo è praticamente sono le decorazioni che ci sono sopra alla nostra scarpiera. Poi da questa parte invece, come vi dicevo, ho lasciato il vaso, questo di pietra che avevo di là, sul baule della sala, che per adesso lascerò qua perché voglio tenere l'altro di là. Poi qua ci sono i pezzi del robottino che ieri ho pulito tutti perfettamente. Qui c'è il mio aiutante che è in pausa, adesso devo riattaccarlo poi e rimetterci via tutti i pezzi. E ragazzi, stamattina sono conciata che sono veramente spaventosa perché ho i pantaloni del pigiama perché non avevo voglia di
di cambiarmi la parte sotto. Ho messo soltanto un maglione, che è questo qua, che tengo anche leggero, perché poi oggi c'è caldo, quindi tengo solo questo con la canottiera sotto. E i capelli con questa di Babyliss, che adesso vi faccio vedere. Eccola qua, questa piastra qui, che è veramente molto molto comoda e valida. Io ve la straconsiglio perché fa un effetto pazzesco e mi piacciono molto, perché sono comunque, allora, sono sempre più belli il giorno dopo, perché il giorno dopo sono sempre più naturali come effetto. Ieri qui davanti erano molto più definiti e infatti ho fatto anche un po' di foto ad Albissola e secondo me si vede l'effetto, che sono più definiti, mentre oggi sono più naturali dormendoci sopra, mi piacciono ancora di più. E bisogna cercare di, mi dimentico sempre, devo ricordarmi di farvi proprio un accenno qua davanti, perché troppo definiti poi sono troppo alla, come dice Giovanni, Luigi XIV. Allora, noi ci stiamo preparando, è 1:05 e fra poco usciremo, fa bruttissimo, c'è veramente un tempaccio, perché tra l'altro adesso mi sembra quasi più buio di stamattina. Però sono contenta, perché sono contenta che ci sia un po' di fresco, un po' di pioggia, anche se vabbè, comunque l'inverno è lungo, sempre molto lungo, quindi poi ci si stufa anche in fretta dell'inverno, però sono troppo contenta. Allora, mi sono anche stirata con il ferro da stiro verticale i pantaloni che ho in questo momento, sto indossando in questo momento, dato che ho fatto il cambio di stagione. Sono stata brava, perché avevo un'oretta libera e mentre dopo pranzo, insomma, mi sono fatta il cambio di stagione e ho scoperto anche di avere i pantaloni che ho indossato in questo momento, che sono questi qua. Sono questi qui, che sono un modello largo, però comunque in vita sono abbastanza stretti, abbastanza aderenti e a vita alta. Mi piacciono tantissimo, sono di Stradivarius, forse non li ho neanche dovuti accorciare e secondo me stanno bene un po' con tutto. Ci metto anche a volte le giacchette un po' più lunghe, morbide, però oggi mi sa che metterò quella di pelle, di finta pelle, di Zara. Poi ho messo su questa magliettina, vi dicevo, con mini topolino, molto molto carina, che tra l'altro non è neanche così estiva, perché è a maniche un tre quarti, perché non è proprio maniche cortissime, e poi è un tessuto abbastanza pesante, non è proprio leggerissima, e quindi metterò questa con su poi il giubbetto. Allora, vi stavo facendo vedere l'armadio, il cambio di stagione, che ho fatto soltanto dei vestiti, perché poi le scarpe le farò magari domani, adesso vedo. Allora, qua in alto niente, ho lasciato tutte le cose invernali divise per colore, più o meno. Poi qua sotto stessa cosa, divise per colore, dietro ci sono dei maglioni, vabbè, felpe colorate, maglioni tutti sul grigio, dietro sono cose più leggere, questi sono tutti maglioni invece bianchi, felpe nere, maglioni beige, maglioni marrone nocciola, maglioni neri, maglioni rosa. E poi qua abbiamo tutta la sezione jeans neri, jeans più leggeri, più pesanti, quelli più a gamba larga, più a gamba stretta. E poi vabbè, qua ho lasciato le t-shirt, ma non ho spostato praticamente niente, se non ho aggiunto i pantaloni della tuta. E poi di qui ho alleggerito un po' tutta la sezione primaverile, perché qua di solito tengo le cose di mezza stagione, primaverili estive. Ho tolto i vestitini, i top estivi, ovviamente li ho messi tutti via, ho lasciato cose di mezza stagione, che queste le lascio tutto l'anno. E lì appunto sono tutti i top, le gonne, i calzoncini, gli shorts e i costumi estivi. E poi devo fare ancora la parte delle scarpe, che mi dovrò mettere lì un paio d'ore, no, beh, un'ora e mezza mi sa farlo, perché ci vuole un pochino e oggi non ce la facevo. Eccomi, dopo diverse ore mi sono fatta rivedere, ma oggi ragazzi sono stata tutto il giorno, tutto pomeriggio con i miei e anche mia sorella, che non vedevo da un po'.
Abbiamo passato un pomeriggio insieme, io sono qua con il mio pigiamino, questo qua a pois, mi ricorda molto quello tipo la pimpa, effetto pimpa, e, però è molto molto carino, mi piace sempre tantissimo perché poi è abbastanza aderente, non mi è troppo grosso. E appunto niente, oggi quindi vi dicevo che sono stata tutto il pomeriggio anche con mia sorella, che era un po' che non vedevo, quindi abbiamo parlato un po', siamo stati un po' insieme, abbiamo fatto un bel po' di giri in vari negozi e c'era tantissima gente in giro per negozi, infatti all'ipermercato insomma in cui siamo andate abbiamo preso giusto un po' di cose per i gatti e poi siamo venuti via, abbiamo fatto un altro giro e poi abbiamo mangiato tutti... Ciao Alaska! È arrivata a farsi fare le coccole e poi siamo stati stasera a mangiare appunto a casa dei miei. E basta, a questo punto ragazzi io vi saluto, che c'è una luce tra l'altro terribile, quindi mi si vede ma sono tipo fantasma con quella luce lì gialla che non mi piace molto come effetto questa qua. Però è molto rilassante la luce gialla, cioè noi di là le abbiamo tutte color più o meno naturale. Non è né gialla né bianca di là, non è troppo freddo perché non mi piace la luce troppo fredda, ce l'abbiamo naturale, ma questa in camera da letto l'abbiamo messa gialla perché naturale era troppo forte. Ti ricordi, Jo, che l'avevamo provata quella bianca? Sì, sì, lo dico io. E mi ricordo queste cose. E quindi abbiamo questa luce gialla qua delle abat-jour, ma ragazze è bruttissima come effetto per i video perché mi fa sembrare veramente una morta, cioè sembra un fantasma. Eccola qua, è arrivata! Adesso mi ruba il mollettone. Ciao Alaska! Oggi siamo state anche con Milù, con Nina, con Sofì. E Arcolino da un po' che non lo vedo, saranno due o tre settimane, però anche lui poi lo vedremo presto. Bene ragazzi, io vi saluto, vi mando un bacione e noi ci rivediamo come sempre al prossimo video. Ciao!